coach, una vittoria importante dopo i primi 10 minuti in cui Cagliari ci ha messo un po' in difficoltà, ma poi Biella ha preso in mano le redini nel gioco e ha dominato la partita. Qual è stata la chiave? No, io credo che gli avversari esistono, hanno qualità, per cui bisogna cercare di prendersi un po' le misure, bisogna cercare di mettere poi in campo quello che si prepara, e spesso questo non è facile farlo dal primo minuto. Credo che la squadra è entrata in partita col giusto approccio e poi ha letto la gara nel modo migliore, andando a togliere quelli che sono i principali vantaggi. Credo che la chiave sia stata sicuramente quella di togliere i vantaggi delle guardie, Chini e Rullo su tutti, che hanno fatto una partita con grande fatica a trovare il ferro, e questo sicuramente grazie all'attenzione e alla disciplina con cui i giocatori hanno messo in campo il piano gara. Ora una trasferta a Trapani, dove comunque è difficile perché Trapani è una bella squadra. Cosa bisogna fare secondo te per cercare di venire a casa con i 2 punti? Ma no, sappiamo quanto è difficile vincere in trasferta, ma adesso noi siamo abituati a pensare settimana per settimana, adesso abbiamo da ricaricare le pile, perché dopo la sconfitta di Treviglio c'era una discreta frustrazione legata al fatto che si pensava di poter fare meglio. Abbiamo lavorato con un buon desiderio e abbiamo lavorato con soprattutto tenendo alta l'asticella della richiesta, quindi credo che adesso i ragazzi meritano una serata di tranquillità, un giorno di riposo, poi penseremo a Trapani, sapendo che è difficile vincere in trasferta, è ancora più difficile vincere in trasferta con squadre così lunghe e così complete. Cosa bisognerà fare per cercare di arrivare alla fine di questo girone di ritorno? Ci sono ancora tante partite, ma abbiamo finito l'andata al secondo posto e bisogna cercare di rimanere, se possibile, nei piani alti. Quale sarà la chiave in questo caso per cercare di rimanere lì? Ma io penso che in questo momento bisogna raggiungere obiettivo per obiettivo. L'obiettivo primario è la matematica partecipazione ai playoff, e visto quante partite mancano è un obiettivo ancora lontano. Credo che la quota possa essere tra i 32 e i 34, visto quanto è corta la classifica. Raggiunto quell'obiettivo, poi ci si porrà il problema del fattore campo eventuale e poi della posizione. Ma abbiamo fatto il girone d'andata pensando che era nostro desiderio partecipare alla Coppa Italia, ci siamo riusciti. Adesso chiaramente l'obiettivo del girone di ritorno è senza dubbio quello di entrare in griglia playoff il più presto possibile.